Siamo qui al Tribunale di Malindi, dove appena qualche minuto fa il magistrato, la signora che fa da magistrato, che magistrato ha rinviato l'udienza per il caso di Silvia Romano. Questa udienza riguarda Ibrahim Haden, perché tra poco annuncerà che unirà i due casi, dove ci sono coinvolti due altri kenioti, i quali dovevano essere giudicati il 21, e lui, questo qui di oggi, del 19, quindi unificato i due casi, che riguardano altri casi, riguardano Gababa e riguardano Moses. Quindi fra qualche minuto annuncerà questa unificazione dei casi. All'udienza erano presenti un gruppo di italiani, non c'era nessun diplomatico, non c'era nessuno inquirente, che sembra tale, almeno se non è arrivato il camuffato. E la situazione è abbastanza fluida, non si riesce mai a capire esattamente cosa è successo alla ragazza italiana che è stata rapita il 20 novembre dell'anno scorso. Comunque noi andiamo avanti, come Africa Express seguiremo questo caso finché non sarà fatta luce sul mistero che circonda questo rapimento. Un rapimento, come abbiamo scritto, anomalo, perché non c'è riscatto, perlomeno a conoscenza dei giornalisti, a conoscenza delle persone che dovrebbero sapere, e la ragazza è completamente scomparsa, non si hanno notizie di lei. Devo dire che qui gli inquirenti e anche la polizia sono stati ottimisti sulla sua sorte. Staremo a vedere. Speriamo che le indagini vadano avanti.